Oggi vi presento la nuova Lanchelisi MG 800 Max, una bici elettrica pensata per l'off-road. Dispone infatti di doppia trazione, in cui si spinge fino a 2000 watt. Abbiamo poi una doppia sospensione ammortizzata e due ruote fat da 26 per affrontare ogni tipo di terreno, ma andiamo a scoprirle insieme in ogni suo dettaglio. La Lanchelisi MG 800 Max dispone di due motori brushless integrati nel mozzo. Per l'Italia viene limitata a 250 watt nominali, con l'assistenza che si spinge fino a 25 km orari. Sul manubrio troviamo anche il classico acceleratore, che ricordiamo non è utilizzabile su strada in Italia, ma può essere rimosso facilmente dal manubrio grazie al cavo Quick Release, per una configurazione 100% a norma. Mentre se l'acquistate dall'estero o volete utilizzarla all'interno di un terreno privato, resta la possibilità di sblocco. La potenza passa a 1000 watt nominali per ogni propulsore, con un totale di 2000 watt nella modalità doppia trazione. Infatti è possibile scegliere se utilizzare il solo motore posteriore, il motore anteriore o entrambi combinati, per ottenere il massimo in fatto di prestazioni. I due motori erogano una coppia abbondante che arriva a 95 Nm, quindi combinati si superano i 180 Nm, per una coppia davvero abbondante. I propulsori sono collegati a un sensore di velocità sofisticato con 12 magneti, di cui parleremo durante la prova. Sul carter del motore non viene specificata la potenza in watt, potete quindi integrare con un apposito adesivo da 250 watt, di cui vi lascio il link sotto in descrizione. Per alimentare il sistema elettrico troviamo un pacco batteria rimovibile della Samsung da 48 V e 20 A, con una capacità totale di accumulo abbondante da 960 Wh, che sulla carta assicurano davvero una lunga autonomia. Ma naturalmente dipende dal vostro stile di guida e dal tipo di utilizzo. Il pacco batteria viene bloccato in sede con una serratura che serve esclusivamente per la rimozione. Infatti è possibile accendere l'elettronica senza inserire la chiave. Per il controllo delle funzioni troviamo un ampio display centrale LCD a colori retroilluminato che mostra in tempo reale tutte le informazioni di percorrenza e viene abbinato a un comando remoto al manubrio, che consente di gestire i 5 diversi livelli di assistenza. Sul comando troviamo anche un clacson elettronico da 95 decibel. Passiamo ora alla scheda tecnica, a partire dal robusto ma leggero telaio in lega di alluminio, che viene equipaggiato con doppia sospensione ammortizzata, per renderlo idoneo a ogni tipo di terreno sterrato, anche ai terreni più impegnativi. All'anteriore troviamo una robusta forcella a doppia piastra, con steli maggiorati con diametro da 34 mm. La forcella dispone di una corsa da 120 mm, davvero ottima, e dispone di regolazione delle compressioni e pomello di precarico. Mentre al posteriore troviamo un vero ammortizzatore ad aria, che consente infatti di regolare il suo funzionamento in base al peso del ciclista. Dispone poi di pomello di blocco e regolazione del rebound, per un alto livello di prestazioni. Le sospensioni vengono abbinate ad un'ampia sella comoda e molleggiata, per aggiungere ulteriore comfort. L'MG 800 Max dispone di due ruote da 26, che montano dei cerchi fat gommati con gli pneumatici tassellati da 4 pollici, che danno il meglio nei sentieri sterrati. Dispone poi di una trasmissione monocorona con cambio Shimano Altus da 7 velocità e viene abbinato a un set di potenti freni a disco idraulici con rotori da 180 mm e pinze con 4 pistoni per calibro. Le leve freno idrauliche sono regolabili. Troviamo poi un set completo di accessori Urban che include il robusto portapacchi posteriore con carico massimo da 30 kg. Una coppia di parafanghi in plastica, il pratico cavalletto laterale, una coppia di fanali LED, entrambi collegati alla batteria, con tasto dedicato sul comando remoto al manubrio. Il fanale bianco anteriore dispone di ben 780 lumen e viene abbinato a un fanale rosso posteriore che dispone della funzione di stop.
Troviamo poi un set di pedali flat in metallo. La bici pronta per la marcia ha un peso complessivo di circa 43 kg, ma può supportare un carico massimo che arriva a 180 kg, davvero abbondante. E dopo questa doverosa presentazione è arrivato il momento di andare a provarla. Ed eccoci al momento della prova. Accensione abbastanza rapida, si parte con un check e siamo operativi col primo livello di assistenza, motore singolo posteriore. Abbiamo appunto un sensore di velocità, quindi è richiesta circa una pedalata completa prima che entri in funzione. Secondo livello si sale leggermente con la velocità, abbiamo una spinta maggiorata. Terzo livello si percepisce una nuova accelerazione, quarto livello si sale ancora e siamo già alla velocità massima di 25 km orari, visto che stiamo utilizzando la configurazione limitata elettronicamente. Quinto livello si aggiunge giusto un po' di coppia e spinta. Ed eccoci sul sentiero con potenza e velocità sbloccate al massimo. Come vi ho anticipato nel video, torniamo a parlare del sensore di svelocità che dispone di 12 magneti e di un sistema diverso dai classici sensori super economici. In questo caso, come vedete, ho impostato un livello di assistenza, ma l'assistenza aumenta in base anche alla cadenza che date sui pedali, quindi si avvicina al funzionamento del sensore di cadenza e coppia. Anche se restiamo ovviamente distanti, non abbiamo la stessa precisione nello spunto in salita, ma in questo caso rende la pedalata più fluida e naturale, perlomeno con i primi livelli. Quindi grazie a questo sensore di velocità sarà possibile avere anche una pedalata più tranquilla per chi vuole rilassarsi senza necessariamente spingere alla massima potenza. Poi naturalmente con i livelli successivi la spinta diventa maggiore, quindi si dà un colpo sui pedali e si schizza alla velocità massima. Come vedete è facile superare agevolmente i 30 km orari anche con continui sali e scendi. Stiamo utilizzando tra l'altro ancora il motore singolo posteriore, che rende la bici abbastanza docile e facile da controllare, quindi ottima per esplorare i sentieri in piena tranquillità. Tasto più, impressione, e passiamo alla doppia trazione. In questo caso si percepisce una spinta decisamente superiore. Con la doppia trazione la bici diventa molto più dinamica e divertente. Accelerazione rapida e si prende subito velocità. In questo caso abbiamo due vere sospensioni, finalmente entrambe regolabili a dovere, quindi la percezione di stabilità e controllo è davvero ottima. Richiama appunto il feeling di una vera mountain bike, visto che abbiamo un retrotreno pienamente sotto controllo, che tra l'altro utilizza una corsa bella abbondante, quindi si può usare anche qualcosa in più. Stessa cosa all'anteriore, la forcella risponde bene, non va a scalciare in maniera violenta. Piccolo tratto tecnico, ci buttiamo giù con serenità visto che le sospensioni assorbono in maniera molto efficace. Classica salita da test, proviamo a spingere sui pedali e si sale a 40 km orari. Quindi bici assolutamente potente, ma ciò nonostante si ha sempre la sensazione di avere il pieno controllo sul mezzo.
rispetto ad altre bici che risultano un po' più spaventose da guidare, diciamola così. Ruote da 4, quindi solito feeling da carro armato, che vi consente di guidare in maniera sicura, piacevole, con un bel senso di sicurezza, visto che questi pneumatici vanno a copiare molto bene il terreno, offrendo un ottimo livello di grip e aderenza. Piccola radice copia benissimo i salti. Proviamo a incassare una radice bella grossa, se la mangia senza batter ciglio, quindi sospensioni eccellenti, tratto tecnico stretto, con l'acceleratore si riesce a scavalcare senza nessun problema. Classica salita sabbiosa, la affrontiamo a cannone. Devo dire che non ci si accorge neanche di aver attraversato un sabbione, quindi in questo caso tra motori e stabilità non si percepiscono neanche i fondi più insidiosi, quindi su sabbia, fango e neve andrà benissimo. Proseguiamo il test con un tratto di sentiero che alterna continui cambi di direzione per vedere come si guida, come si manovra in fase di curva. In questo caso la bici, vuoi per il peso, vuoi per le misure, non risulta agilissima. Questa è la prima sensazione rispetto ad altre bici che sono molto più compatte e leggere. Ovviamente non si può avere tutto. In questo caso abbiamo molta più stabilità, robustezza, ottime sospensioni, ma si perde un po' dal lato maneggevolezza. Ciò nonostante la bici si manovra molto bene. Ho schivato una buca invisibile. Bisogna prestare sempre attenzione nei sentieri. Pump track naturale, si riesce a viaggiare a un'ottima velocità. In questo caso molto divertente. Quindi tutto sommato non si sente alcuna mancanza in fatto di maneggevolezza, visto che richiede forse un po' più di forza sullo sterzo, quindi ottimo anche nelle fasi di ripartenza. Freni idraulici assolutamente da rodare con un po' di utilizzo, visto che abbiamo poi 4 pistoni per calibro, la frenata sarà davvero potente, anche se nella fase iniziale insomma bisogna pazientare prima che entrino in funzione. E come vedete, con 2 sole dita la risposta dell'impianto è davvero ottima. Come vedete i salti sono davvero morbidissimi, si riesce tranquillamente a puntare qualsiasi ostacolo senza preoccuparsi insomma dell'atterraggio, visto che abbiamo delle sospensioni ottime. Prova di velocità massima, 5° livello di assistenza, doppia trazione. Si parte con la classica sgommata, appesantiamo la marcia e andiamo a premere sui pedali. 40 orari, 43, 45. Allora andiamo a verificare sullo schermo. 45.4. In questo caso siamo in linea più o meno con quanto dichiarato sulla scheda tecnica. Sto utilizzando una pressione delle gomme molto bassa per il fondo sterrato, quindi con una pressione più alta e su fondo regolare si recupera probabilmente qualche chilometro orario. Come vedete qui il fondo è scassato, quindi non si può prendere neanche la velocità massima, quindi considerando peso e dimensioni davvero un ottimo risultato, anche perché si percepisce un altissimo livello di stabilità, quindi sembra quasi di essere più lenti. Allora, 2 parole sul display, che abbiamo già testato su svariati altri modelli. Ottima la luminosità e i colori, si legge bene sia con poca illuminazione ambientale che sotto la luce piena del sole. Ottima l'accelerazione, una risposta quasi immediata. Come vedete si raggiungono i 40 orari anche solo in modalità full electric, anche sullo sterrato.
Quindi davvero un'ottima risposta. Analisi statica velocissima a partire dal telaio, devo dire ben assemblato, non si percepisce nessuno scricchiolio, nessuna vibrazione. Finalmente dei cinematismi sospensione che funzionano veramente. Finitura della vernice davvero bellissima, in questo caso ha una finitura brillante che va a dare il meglio con la luce piena del sole, davvero bella da vedere. Si percepisce un ottimo livello di qualità, le decal sono verniciate, tra l'altro con una vernice protettiva finale trasparente, quindi una finitura davvero di ottimo livello. Passiamo alle sospensioni, forcella davvero solida che utilizza quasi tutta la corsa, abbiamo 120 mm a disposizione. L'ammortizzatore funziona davvero bene, abbiamo appunto diverse regolazioni, regolazione della cartuccia d'aria con pompa ad alte pressioni, vi lascio il link sotto in descrizione, abbiamo la possibilità di blocco per pedalare sull'asfalto con una sospensione rigida, regolazione del rebound, ossia la velocità con cui la sospensione si riestende dopo ogni compressione, quindi avrete un funzionamento davvero preciso. Utilizza quasi tutta la corsa disponibile, quindi travel reale rispetto ad altri modelli che hanno una corsa davvero molto limitata. Sella tutto sommato anche morbida, abbastanza comoda, grazie alle molle in combinazione con le sospensioni si viaggia davvero su un divano. Sul telaio abbiamo un doppio attacco per il portaborraccia. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre conclusioni finali. La Lankel Easy MG 800 Max risulta davvero potente e versatile. Una scelta ideale per chi cerca una bici elettrica dedicata all'off-road, con ottime prestazioni, sospensioni ben funzionanti. Per chi punta tutto sul divertimento, viste le sue altissime prestazioni con la doppia trazione, è una velocità massima davvero interessante. Penalizza forse un po' il peso massimo per gli spostamenti in città o se dovete portarla sulle scale e così via, ma d'altronde è una bici dedicata a chi punta tutto sulle prestazioni, piuttosto che portabilità e leggerezza. Chiudiamo il video parlando di imballaggio e montaggio. La scatola è bella robusta e l'imballaggio è davvero ben fatto. La bici viene spedita dal magazzino europeo e in circa una settimana sarà a casa vostra, senza tasse né dazi doganali. Il montaggio è abbastanza semplice, ma richiede un po' di tempo, visto che dovrete mettere in sede parecchi componenti, a partire dai due parafanghi, la ruota anteriore, i fanali, collegare il cablaggio del motore, una pedivella, i pedali, il manubrio e dopo diverse regolazioni sarà pronta per l'utilizzo. In dotazione vengono forniti tutti gli attrezzi di cortesia necessari per il montaggio, il manuale utente, il manuale dell'ammortizzatore, il caricabatterie, una pompa per il gonfiaggio e in più troviamo anche un lucchetto. Se volete approfondire maggiormente con ogni suo dettaglio tecnico o se avete deciso di acquistarla, vi lascio il link ufficiale scontato sotto in descrizione, con cui avrete diritto anche a ben 3 anni di garanzia, accompagnato da un codice sconto che va a ridurre ulteriormente il prezzo. Se poi avete qualsiasi domanda, scrivete sempre sotto nei commenti. Grazie e alla prossima. Ciao!